Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Eccomi di nuovo qui al Salone del Libro di Torino, 30ª edizione. Chiudiamo quasi col botto, direi, oltre i confini, e qui parliamo di geopolitica, nuova geopolitica, un nuovo stato solo oltre i confini dell'immaginazione e della fantasia. Presento una persona che, insomma, lo devo dire agli ascoltatori di Radio Radicale, è anche una mia amica, ma questo non fa velo sulla importanza e la curiosità di quello che stiamo per presentare, quello che sta per presentare. Maria Cristina Finucci, benvenuta Maria Cristina. Grazie, buonasera a tutti. Ci diamo del tuo, ci diamo del lei? Ci diamo del tu. Ci diamo del tu? Sì. Vabbè, alzo le mani. Allora, Maria Cristina, chi sei? Presentati agli ascoltatori di Radio Radicale. Io sono un architetto, designer e anche artista. Ho condotto una ricerca basata sulle nuove scoperte della fisica quantistica, però adesso, ormai da circa 5 anni, sto portando avanti un progetto che si chiama Wasteland. Mi occupo di sensibilizzare sopra le 5 isole che si trovano nel Pacifico, nell'Indiano e nell'Atlantico, costituite da spazzatura plastica. Il problema di queste isole è che sono invisibili, ed è per questo che io mi sono ingaggiata in questo programma, in questo grande progetto. Perché invisibili in che senso? Nel senso che ci sono 5 grandi correnti nel mondo, negli oceani, che lambiscono lentamente tutte le coste dei continenti, e come un grande vortice portano i residui della plastica che si trovano sulle spiagge, alle foci dei fiumi, al centro dell'oceano, e lì restano. Durante questi anni, perché ci vogliono tipo 5 anni perché la plastica faccia questo percorso, si disgrega, vuoi dall'azione meccanica del mare, vuoi dall'azione del sole, la plastica, cioè tutte quelle bottiglie, quegli oggetti che vengono gettati, perdono le loro sembianze e diventano microplastiche. Come piccoli coriandoli ed anche più piccoli, quasi, cioè proprio microscopici, e quindi non si vedono. Allora, intanto tu hai preparato un catalogo, ce lo presenti, questo catalogo che noi inquadriamo in primo piano, come si intitola e qual è il contenuto di questo catalogo che poi analizzeremo, anzi analizzerai? Il catalogo è il catalogo della mia ultima opera in ordine di tempo, a Mozia. Si chiama L'età della plastica, perché ho immaginato che un archeologo fra 2000 anni vada a scavare nell'isola di Mozia, che è già un parco archeologico, era un'importantissima città fenicia. Allora, questo archeologo scava e trova dei reperti, trova le fondazioni, le vestigia di una piccola città che però è fatta di plastica invece che di pietra come tutte le altre. E si interroga sul significato di questa città, perché trova dei portali, degli archi, delle strade. Ho fatto un insediamento di 3600 metri quadri. Quindi un nuovo stato? No, no, questo non è lo stato. No, lo stato è un'altra cosa, ci devo ancora arrivare. È una delle installazioni di questo progetto di cui parlerò in seguito. Allora, tutte questa specie di muri sono stati fatti con i gabbioni che ci ha messo a disposizione gentilmente la Maccaferri, però sono riempiti di plastica. Sì. Sono quei gabbioni che normalmente si usano sui cigli delle strade per contenere il terreno, che vediamo sempre pieni di massi. Questa volta sono ripieni di 5 milioni di tappi di plastica che abbiamo raccolto tramite l'Università Roma III e l'Università di Palermo, con una campagna fatta ad hoc.
Allora, però, torniamo a questo archeologo. Il mio archeologo che viene a scavare trova una città e non capisce perché non assomiglia a nessun'altra città, cioè di plastica non l'aveva mai vista. Poi, tornando via con la sua astronave, perché io ho pensato che forse fra 2000 anni è un po' improbabile che il genere umano sia ancora sulla Terra, quindi torna via con la sua astronave e dall'oblò capisce perché tutte queste mura formano la parola help, 4 lettere. E quindi, visto dall'alto, è un grido di aiuto della nostra civiltà verso, non lo so, gli alieni, verso qualcuno che ci possa salvare. Però devo ripartire dal principio di questa storia, cioè dallo Stato. Ecco. Allora, dicevo che ci sono queste 5 isole di plastica nel mare che non si vedono. Allora, quello che non si può vedere è molto difficile da far capire, no? e anche da assimilare. E quindi ho pensato di dare un'immagine a questo problema. Allora, le 5 isole tutte insieme misurano una superficie di 16 milioni di chilometri quadrati, chilometro più o meno, e quindi quasi quanto un continente. Allora, ho pensato di... Facciamo un ordine di idee, diamo un'idea, grande quanto l'Australia? Grande quasi quanto la Russia, enorme. Beh, ancora più grande quindi. Sì, enorme, enorme. E allora, sono andata all'UNESCO, ho fatto un'installazione che riproduceva una di queste isole e davanti alla direttrice generale dell'UNESCO, con una performance, ho piantato la bandiera. La bandiera è questa qui che ho disegnato io. Facciamola vedere questa bandiera. Ho piantato la bandiera sotto un soprabito iraniano. No, era senza soprabito. Una giacca. Questa è una giacca iraniana, sì. Giacca iraniana. Allora, ho piantato la bandiera e ho proclamato la nascita di questo Stato. Questo è il primo stadio. Questo è il primo stadio. Secondo stadio. Secondo stadio. Cristina, dobbiamo darci un po' più di ritmo. D'accordo. Dai. Allora, abbiamo questo Stato. E lo Stato che cosa fa? Quando si tratta della Biennale di Venezia, lo Stato ha un padiglione, come tutti gli Stati che si rispettino. Quindi ho costruito un padiglione a Venezia di questo Stato, dove dentro si mostravano una mia videopera, che mostrava della sporcizia del mare. Non la far vedere qui, tanto i nostri ascoltatori non la vedono, okay. La devi illustrare. Erano la capacità tua è di far sognare. Ok, va bene. Allora, erano 2 piccoli edifici che si spaccavano e da questi 2 usciva fuori un serpente fatto di tappi di plastica, tutti imbrigliati in sacchi come quelli che si usano per vendere la verdura, che si rigettavano nella laguna di Venezia. Subito dopo. Poi c'è il terzo stadio, l'Istituto Europeo del Design a Madrid, sì, cioè? Con l'Istituto Europeo del Design ho fatto una grande installazione sulla Gran Via a Madrid e anche ho lavorato con gli studenti sotto la direzione dell'architetto Itzascun Sencilla e anche loro hanno fatto una bella mostra all'interno dell'OIED. Poi sei andata alle Nazioni Unite a New York. Ecco, allora lì c'è stata una svolta, perché dopo aver mostrato alle persone comuni questa realtà, ho pensato che era il caso di farla vedere alle persone che contavano, ai governanti. E quindi sono andata all'ONU a New York. Oh, e che cosa poi successivamente sei andata al Maxi di Roma? Successivamente sono andata al Maxi di Roma, però la cosa carina e importante dell'ONU è che era durante l'Assemblea Generale, quando c'era Obama e c'erano tutti i capi di Stato, e ho fatto una specie di serpente fatto di tappini che penetrava dall'esterno verso l'interno del Palazzo di Vetro. E quindi tutti sono passati da lì e tutti hanno visto questo. Maria Cristina, allora, noi qui avremmo dovuto avere un proiettore, naturalmente sarebbe stato più facile far vedere, però noi siamo una radio, quindi partiamo dal presupposto che dobbiamo illustrare con le parole. Quindi ti inviterei ad essere più
non dico così, colorita nelle tue immagini verbali. Okay. Se no mi prendo anche il tuo microfono e lo prendo io, mi prendo io l'iniziativa, anche se per la prima volta sto vedendo questo, questo catalogo. Cerchiamo di dare una visione per quanto possibile senza immagini, poi lo facciamo vedere dicendomi cosa c'è di caratteristico, bello, di intrigante, di appetitoso. Tu sei stata alle Nazioni Unite, poi sei stata al Maxi di Roma nell'aprile-maggio 2015 e lì che cosa è avvenuto? Lì ho fatto una grande installazione, una onda lunga 30 metri fatta di rifiuti plastici, e dove sotto invece c'era un mondo fantasioso fatto di oggetti di plastica. E però la cosa, una cosa importante è che c'era anche l'ambasciata, la prima ambasciata di questo Stato. Dove le persone potevano anche ricevere il passaporto, e anzi chi vuole ricevere il passaporto può anche scrivere al nostro sito, che sarebbe garbagepatchstate.org. È un po' difficile come nome, però... Beh, abbiamo fatto vedere il titolo del catalogo e dal catalogo garbagepatchstate.org recuperano. Ma mi ha detto che per radio non si può vedere. No, no, si vede, si vede, ma solo che non possiamo far vedere tutte le altre immagini. Comunque il catalogo lo possiamo far vedere. Comunque per chi ascoltasse soltanto dalla radio può andare a cercare su Google il mio nome, Maria Cristina Finucci, e da lì si può risalire anche al catalogo. Oh, poi sei stata a Milano col Vortice. Sì, poi sono stata a Milano Col Vertice, col Vortice. No, col Vertice dopo, sono stata a Parigi al COP21, ma ecco. A Milano per Expo in the City ho fatto un grande vortice, appunto, alto circa 10 metri, fatto tutto di tappini coloratissimi di plastica con tutti gli sbuffi di vapore che uscivano, e questo l'ho fatto nello spazio della Bracco farmaceutici nell'ex fabbrica. Poi dopo il vortice... Dunque tu sei stata a Venezia, adesso faccio un elenco perché poi voglio arrivare alle immagini. A Venezia, sei stata alla conferenza sul clima a Parigi, all'isola di Mozia, poi hai fatto un altro appuntamento all'UNESCO a Parigi, a Venezia. Di tutti questi eventi che si spingono fino al, se non sbaglio, gennaio 2017 a Island of Mozia, Trapani, sintetizzaci un po' qual è stata la Weltanschauung di questi eventi. Il fatto di avere un nuovo Stato che impersonifica un problema, è uno Stato che non ha, diciamo, di tutti, perché è un problema che tutti noi abbiamo creato. Quindi l'idea è di creare una narrazione di tipo trasmediale, cioè di dare gli spunti, degli indizi dell'esistenza di un nuovo Stato nel mondo e in diversi luoghi e in diversi momenti temporali. Allora, ci spieghi un po' queste foto comparative, tu le conosci e ce le indichi e io le faccio vedere in favore di telecamera. Si tratta di immagini prese dal drone dell'installazione di Mozia della parola Help, vicini, quella a destra è vicina al santuario di Capidazzo, che è un importante santuario con diverse stratificazioni, in ogni caso fenicio, e quindi si vede che ho fatto questa mia installazione con la stessa sintassi delle vestigia fenice, quindi... Ah, ecco, quindi una comparazione tra l'epoca della plastica e l'epoca della pietra. Sì, poi ho anche inserito... E questo è il punto, qui ci dice la pietra e la plastica. La pietra e la plastica. In fondo quello che rimarrà, perché rimarrà per millenni, è la plastica, perché quella non si degrada. Beh, il Colosseo ci dice che le storie di pietra non durano meno delle storie di plastica. Lo so, ma noi non facciamo più storie di pietra, facciamo storie di plastica. E dimmi una cosa, in che cosa si differenziano le storie nella sintassi e nella grammatica, le storie di pietra dalle storie di plastica? E io faccio vedere altre immagini.
di questi coacervi di plastica? Beh, c'è tutto il discorso, questo è un discorso architettonico. Paolo, tu sei un architetto abile, agile. Beh, il discorso della non durabilità della materia, perché ci sono altri parametri, altre logiche di mercato, logiche industriali, di costruzione, quindi adesso non si può più costruire in pietra per moltissimi motivi che adesso non posso stare qui a spiegare perché certo. Sarebbe una cosa troppo difficile. Intanto questa visione dello stato di plastica, come è stato preso dalla geopolitica accademica tradizionale? Guarda, cioè, ti sei confrontata con qualche studioso di geopolitica? Hai avuto reazioni ironiche, irate oppure costruttive? Guarda, Graziano Graziani nel suo... Chi è costui? È colui che ha redatto l'Atlante delle micronazioni, mi ha inserito il Garbage Patch State in questa Atlante. Lo sappiamo perché l'abbiamo presentato. Ah, lo conosce, era una domanda trabocchetto. No, è una domanda perché non diamo per scontato che gli ascoltatori lo sappiano tutto. Dunque, e allora? Lui l'ha introdotta, lui sì. L'ha introdotta. E allora? Ma allora, un aneddoto, quando sono andata al COP21, perché una di queste installazioni l'ho anche fatta al COP21 a Parigi, dove ho fatto un grande serpentone fatto tutto di tappi di plastica con delle luci, con delle spikes, come si dice, delle punte illuminate. Aghi, sì. Molto, molto arrabbiato, perché ogni volta che si ripresenta questo serpente è sempre più arrabbiato. E sono passata vicino a John Kerry e gli ho detto... Il serpente lo faccio anche vedere. E gli ho detto... buongiorno, sono il presidente del Garbage Patch State. E lui, che era un po' distratto, si è girato, ha sentito dire presidente e ha detto the president of what? E però le guardie del corpo l'hanno subito portato via e quindi... Ah, e quindi non hai non avuto modo di approfondire. Approfondire. Però guarda, per confortarti del fatto dello stato di plastica, io qui vedo ragazzi che passano con le bottigliette di bibite, eccetera. Sì, in realtà quello che vediamo di più è la plastica, la pietra non si vede, ma anche rispetto alla carta, quindi è il prodotto più utilizzato. Sì, però non è neanche, noi possiamo fare qualcosa cercando di avere un atteggiamento virtuoso, cercando ecco il vortice, sì, possiamo fare qualcosa di virtuoso. Però poco, perché quello che devono, quello che deve cambiare è il mercato, perché non si può andare al supermercato e trovare qualsiasi cosa nella vaschetta di plastica, cioè, è impossibile. Allora diciamo una cosa, Maria Cristina, la tua è un'opera di conoscenza ma anche di denuncia. Certo, è un'opera di denuncia e anche di denuncia rivolta a coloro che governano, perché secondo me questo è un problema di global governance, per dire una parola tanto di moda adesso. Di moda, anche se molti non sanno che cosa effettivamente sia la governance. Vabbè, la governance... Ma è che il dibattito è molto aperto, a cosa serva, quali sono i limiti, i confini del... Ecco, facciamo vedere ancora queste foto suggestive, devo dire, perché questo è un catalogo suggestivo. Queste foto, se non sbaglio, sono quelle di Venezia, la conferenza Blue Med sul Mediterraneo, dove appunto questo serpentone è entrato nella sala dalle viscere della terra prepotentemente e si è mostrato a tutti i ministri che erano in sala. E qual è stata la reazione? L'hanno fotografato tutti, tutti bello bello, però vediamo poi il risultato concreto, quello che sarà. Questo è quello del COP21 a Parigi. Questo qui, COP21 a Parigi, anno? Oddio, 2015, sì. Comunque abbastanza recente. Sì, mi sembra 2015. Comunque, io porto... Scusa, prego, dimmi. Io porto avanti questa chiamiamola narrazione transmediale, come è stata definita, con installazioni, molte installazioni, ne ho fatte più di 10 fino adesso, gigantesche, monumentali, ma anche con piccole cose, tipo cartoline. Facciamole vedere. Ho, ho,
ho fatto delle cartoline un po' ironiche, saluti dal Garbage Patch State. Questa cos'è? Cosa vuoi dire? È un bambino che gioca naturalmente nella spiaggia piena di plastica, come se fosse sabbia, la proiezione nel futuro. Queste sono cartoline ironiche e dal sito, il mio sito garbagepatchstate.org, si possono mandare come e-card, gratis naturalmente. E poi c'è il profilo Facebook e anche altri canali di comunicazione che non siano soltanto... In televisione, chi è fuori lo può vedere e poi resta come documentazione. No, dicevo, tu comunque hai fatto una... stai facendo, ti sei resa coprotagonista, se non protagonista, ma principale... di un atto di denuncia, e devo dirlo agli ascoltatori Radio Radicale che Maria Cristina poi ha in famiglia il consorte che invece ha una responsabilità, ambasciatore Pietro Sebastiani, non secondaria all'interno, anzi direi primaria, poi su un settore delicato, lo vogliamo dire? Ricordiamolo. Sì. Allora, direttore generale della cooperazione italiana, quindi, e un quindi settore... aiuta anche lui le persone, diciamo anche lui ha molto molto più di me, può essere di aiuto. E... Quindi la via istituzionale, diciamo, sì, che si incontra, non voglio dire che si scontra perché è una coppia che è molto affiatata, almeno nella dimensione conviviale, poi credo che sia anche così. Ebbene, le istituzioni come reagiscono a questa tua denuncia? Cioè, perché in fondo poi, insomma, le industrie sono molto collegate con i poteri politici, condizionano i poteri politici, li condizionano soprattutto nella dimensione elettorale, soprattutto nelle grandi democrazie, a cominciare da quella statunitense. E poi c'è la cinese, che addirittura oggi col presidente cinese si fa mentore, difensore del regime della globalizzazione che ti porta alla liberalizzazione, per non dire legalizzazione dei consumi e degli abusi dei consumi, soprattutto per quanto riguarda le materie plastiche. Allora, e questo intreccio tra opinione pubblica, voglio mettere che tu rappresenti un po' l'istanza alta e profonda dell'opinione pubblica, e le istituzioni, che tipo di dialogo ci può essere? Io la vedo realisticamente molto complicata. Adesso sappiamo che le emozioni partono dal basso, se pensiamo a tutte queste raccolte di firme via internet, il pubblico adesso credo che più che mai abbia un'influenza sulle decisioni. Poi è chiaro che il mondo è in mano alle lobby, in questo caso del cibo, della plastica, e quindi, però comunque credo che abbia un'influenza l'opinione pubblica, adesso sì. Lo diceva Jürgen Habermas in un libro uscito ormai più di 30 anni fa, Storia e critica dell'opinione pubblica, il grande filosofo tedesco, rileva come nel Novecento sia nato un nuovo soggetto pubblico che è appunto l'opinione pubblica, senza voler però comunque santificare e canonizzare sempre l'opinione pubblica, però certamente questa tua battaglia civile, impegno civile, culturale, filantropico, sicuramente credo che costituisca una delle sfide non secondarie per le classi di governo, le elite, per anche orientare uno sviluppo del mondo in un orizzonte più umano. Io penso che sia anche grazie al mezzo, all'arte, con il quale conduco questa battaglia, perché ci sono molte organizzazioni che conducono una battaglia simile alla mia,
e fanno vedere animali morti, fanno vedere disastri, mostrano queste immagini che oggettivamente sono brutte e la gente non ha più voglia di vedere queste cose, quindi siamo diventati un po' immuni. Io cerco di mostrare questo problema in maniera ironica, in maniera accattivante, con delle immagini, se vuoi, spiritose, e sollevo una curiosità. Poi chi vuole va e si informa, adesso non mancano i mezzi. A proposito di informazione, ripetiamo dove è possibile trovare quello che fai: su Google Maria Cristina Finucci, intanto su Radio Radicale, sul sito di Radio Radicale per chi ci sta seguendo in diretta, per chi poi ci seguirà in registrata, ma Maria Cristina Finucci su Google esce, sì, il tuo... E anche i tuoi prossimi appuntamenti, i tuoi prossimi impegni. I miei prossimi appuntamenti non saranno su Google, ma mi piace adesso annunciarli. E cioè? Allora, una grossa mostra a Roma, sono curata da Roberta Semeraro, siamo tre artisti. Uno è Joseph Beuys, di cui cioè il grande maestro, e ci sarà un suo video chiaramente postumo. Jason Taylor. È una mia installazione su un'area archeologica di Roma, quindi uno di questi help sarà verosimilmente in uno dei fori romani. Quando? È importante il quando. Nella prossima primavera. Quindi primavera del 2018. 18. E poi? A Mosca, al MoMA di Mosca, un'altra mostra personale che all'interno del museo e anche all'esterno mi è stata chiesta di fare una grande installazione, anche questa per il 2018. Poi ci sono anche altre cose. Però ci fermiamo qui. Anche per una forma di scaramanzia che non guasta del tutto. Allora, siamo riusciti credo a dare un'idea non generica, generale, non dettagliata, perché comunque ci siamo serviti dei mezzi che ci sono stati messi a disposizione e comunque abbiamo dato un'idea ai nostri videoascoltatori di quello che si tratta. Poi, ripeto, ogni approfondimento può trovare chiunque voglia pigiando il nome di Maria Cristina Finucci su Google. Intanto faccio vedere questo catalogo, che è possibile acquistare dove e come? Si acquista online. Tutto quello che io faccio lo faccio tramite l'associazione Arte per la Sostenibilità, perché è for no profit a Roma. A Roma. E tu sei la presidente? No, io non sono la presidente è Lucia Descalchi. E quindi è tutto chiaramente senza fini di lucro, e si possono ordinare questi cataloghi andando o sul sito Garbage Patch State o forse sul sito anche dell'associazione, ma sicuramente sul nostro sito. Ripetiamo il nome dell'associazione? Arte per la Sostenibilità. Molto bene, allora io ringrazio Maria Cristina Finucci, a cui auguro ogni successo prossimo futuro, non remoto futuro, prossimo futuro, e poi della durata della plastica naturalmente, sperando che la plastica si riduca sempre di meno e che tu invece sempre di più, e che tu invece sempre di più riesca a ottenere successi sui vari fronti, per una direi che ormai è una battaglia di internazionale, non è solo limitata ai paesi cosiddetti industrializzati. Assolutamente, anzi, ti ringrazio moltissimo di questo invito e ringrazio gli ascoltatori di Radio Radicale. Bene, allora io ringrazio i tecnici di Radio Radicale, perché con questa conversazione con Maria Cristina Finucci si chiudono le mie fatiche nella campagna napoleonica al Salone del Libro di Torino, 30ª edizione. Oltre i confini, vorrei dire che sono andato oltre i confini delle mie sovrumane forze. Do appuntamento naturalmente agli ascoltatori per altre iniziative che proseguono qui al Salone del Libro, nello stand di Radio Radicale. Ringrazio di nuovo i tecnici e i colleghi giornalisti che hanno con me portato avanti queste 5 giorni al Salone del Libro. Grazie e un saluto da Giuseppe Di Leo.